quella disegnata dall'acqua limpida e chiara è quella grigia d'asfalto, la strada della natura e la strada privata. È attore e spettatore l'uomo mentre viaggia lungo la sua strada, che è grigia sì, ma immersa in un verde meraviglioso. Sfiora il fiume e se ne allontana più e più volte, poi trova il luogo giusto per una sosta. È un luogo di pietre bianche, disabitato e per questo buono. Allora quella sosta diviene un altro viaggio, quello della spiritualità, quello dentro se stesso, l'occasione per domandarsi ancora una volta da dove vengo e dove vado. Domande che non scemeranno nel mandato il viaggio e che si ripresenteranno quando l'uomo farà il suo incontro con il Colosso, il testimone della grandezza e della forza dell'universo. Dalla sua contemplazione l'uomo riceverà una saggezza e da questa un'altra saggezza ancora. La prima, la mia esistenza è insignificante. La seconda, la mia esistenza è un miracolo. Questo è Thank you.
completo, ma in realtà è il mio modo di passare attraverso le mie esperienze di sofferenza, nel senso si passa attraverso il cerchio di fuoco, una volta che sia dall'altra parte sicuramente una, un qualcosa di catartico successo. Infatti questa prima volta che vado, come stavo venendo al mare da solo, in questa specie di San Benedetto del Tronto, che per l'esattezza ha fatto Pascoli, arrivo qui, ho il volo di traverso e torno a casa invece che sono più alleggerita. E allora comincia a diventare una esigenza, una moda. Tutte le domeniche io parto a Spoleto e vado al mare da solo in questa spiaggia di Porto d'Ascoli. Per farlo, tra andare da Spoleto a Porto d'Ascoli, ci sono passati per la marina. E è bellissimo passarci per la macchina perché la strada ti costringe ad andare lentamente, ti curva con le sue curve, quindi uno ha tutto il tempo di pensare. Pensate che comunque quella strada, durante l'estate, è andato un mio intero disco. Io partivo da casa con l'idea musicale che registravo e poi arriviamo con il risultato e durante il viaggio cominciamo a pensare a possibili titoli, a possibili titoli di melodia, che cosa fare di quell'altro spunto musicale, eccetera, eccetera. Semi di girasole, tutto il mio secondo disco è andato lungo quella strada. Quindi potete capire quanto io possa amare quella zona del mondo. Una domenica non era proprio il caso di andare al mare perché avevo un appuntamento, una ricorrenza familiare per pranzo e quindi non c'era tempo perché ci vogliono quasi 2 ore per andare, quasi 2 ore per tornare e decisi di partire prestissimo, sarei andato lo stesso, partire da Spoleto che erano almeno le 6 e da 7:20 era la marcia. Allora la marcia sono stata da una grande montagna e il sole sorge proprio al di là della montagna, infatti di là era già sotto e si vedeva benissimo perché tutto il limite della montagna era luminoso, illuminato, una linea di luce. E invece di qua la montagna erano tutti quanti in ombra, tutti quanti visto che c'era solo io per stare a quell'ora. E solo che non c'era completamente sereno, 2 nuvole che stavano sulla cima della montagna, che questo giorno di luce erano rosa meravigliose. Proprio rosa, che uno non se l'aspetterebbe mai che una cosa della natura del cielo sia così rosa. E io cominciavo a pensare a questa bellezza, alla perfezione della natura, al senso di gratuità della bellezza, nel senso di stare lì per nessuno e per nessuno scopo, nel senso che era lì, basta, era una cosa bellissima.
Thank you.
siamo